Immaginare un paese, posarlo sulla terra, stretto tra le montagne e il mare. Modellare i suoni della sua lingua, inventare usi e costumi. E poi raccontarne storia, leggende, personaggi, memoria, attraverso musica e parole. Questa è Zenia. Raggiunge Zenia via mare, quando oltrepassa gli scogli che quasi nascondono l'entrata del porticciolo, incontra una baia riparata dal vento, orlata di case. Da terra giungono suoni di voci, strumenti, stoviglie. Così i suoi passi volgono alla taverna, dove trova ristoro dalla lunga e burrascosa navigazione. Conosce quindi prima di tutto le usanze ospitali del luogo, la lunga tavola imbandita dove lo stessa invita a sedersi, offrendo ai viaggiatori la firraina, una sorta di focaccia farcita di pesci affumicati e di erbe. Non conoscendo la lingua di Zenia, chi arriva da fuori non coglie il senso delle parole, ma trova comunque qualcosa di familiare nelle esclamazioni, nelle risate dei pescatori e dei pastori, uomini e donne che qui si ritrovano alla fine delle loro giornate, rientrando chi dal mare, chi dalle valli dell'entroterra montuoso. A tavola, sotto la finestra da cui entra la luce della sera, siedono i musici di Zenia, che accompagnano il ristoro degli abitanti, trasformandolo in festa. Riecheggia nel loro canto il richiamo che i pescatori di Zenia sono soliti lanciare verso terra per chiamare a raccolta chi li aiuterà a svuotare le reti. Te la ira su le maya se la mane.
Zenia, per lodare la bellezza di qualcosa o di qualcuno, si usa dire che è come il seme del melograno. Questa espressione si riferisce alla leggenda della Gemaya Zema, la ragazza del melograno, che è una storia nota in infinite versioni ai raccoglitori di fiabe e miti, anche di altre aree del mondo. Nella leggenda zenita, la ragazza che nasce da un seme di melograno è assetata d'acqua e fragile come un germoglio, ma non muore mai completamente, piuttosto muta forma, passando dal regno vegetale a quello animale. Libellula, pettirosso, scoiattolo e alla figura umana. E anziché invecchiare, si rinnova, come le stagioni. La Gemaya Zema ha natura schiva e solitaria. È difficile incontrarla, e soltanto con l'offerta dell'acqua è possibile trattenerla e parlarle. Ma è anche lieta e operosa e ha una grande abilità curativa. Le donne di Zenia sono solite dedicare canti che raccontano di questa figura e offrire frutti di melograno per festeggiare sia l'ingresso nell'età fertile che l'uscita da essa.
Nelle notti di luna piena, gli abitanti di Zenia attendono l'arrivo del Vuglievalje. Si tratta di un uomo mascherato, con una veste interamente ricoperta di conchiglie e sonagli di legno, che va di casa in casa soffiandogli un corno di bue. Il costume rappresenta un personaggio di natura insieme umana, bovina e di mostro marino. Vitalità. L'arrivo del Vuglievalje non è prevedibile. La luna può crescere e mancare molte volte senza che lui si faccia vivo. Al contrario, può manifestarsi anche per 3 o 4 pleniluni consecutivi, poiché il paesano incaricato di impersonarlo è l'unico a poter stabilire il momento propizio al rito. Allora, e solo allora, di porta in porta si forma una processione festante che infine esce dal paese per radunarsi intorno ad un grande falò per cantare e danzare in cerchio, lasciandosi trasportare dall'ebbrezza fino all'alba. Voglia, voglia, vai da chi mai ha, se no.
Thank you.
Thank you.
Ma nelle nostre stagioni non c'è soltanto paura. Tra noi invisibili camminano anche spiriti leggeri, anime gioiose. Anche loro ci hanno accompagnato da una nascita all'altra, nel lampo dello sguardo di chi ci ha fatto innamorare, di madre in padre, di figlio in figlia. E hanno danzato con noi alle nozze e alle feste d'estate, al tempo della mietitura. E se noi, sulla pietra, il crocevia, lasceremo per loro un pane appena sfornato e una caraffa d'acqua fresca. Se andremo incontro al giorno a palme aperte e a cuore pulito, allora forse li avremo onorati con le offerte più gradite. Mono, yeah, mera, 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 m
Questa è andata.